si è tenuta a Cigole, nella meravigliosa cornice di Palazzo Cigola Martinoni, Torre con la Festa del Gioco. L'evento è stato animato dalla musica dei cosplay ed il pubblico ha potuto trascorrere la giornata facendo giochi di ruolo, divertendosi con miniature, laboratori di disegno, workshop e gioco libero. Buongiorno, insomma, sono stato invitato il primo anno in questa manifestazione che ha aperto, da quello che mi hanno detto, anche ai comics, agli artisti, insomma. Io sono disegnatore ormai da tanti anni, professionista, lavoro per la Sergio Bonelli Editore, lavoro per la Francia, quindi faccio parte dello staff di Dampir, che è una serie della Sergio Bonelli, che probabilmente molti conosceranno, e quindi sono qui in veste di disegnatore e esporre le mie tavole, più che altro a dare un contributo e anche a far capire questa arte, che considero un'arte a tutti gli effetti. Beh, dunque, io faccio parte di questa serie che è nata è iniziata nel 2000. Io proprio faccio parte dall'inizio, e praticamente il personaggio principale, insomma, l'eroe è un mezzo uomo mezzo vampiro. Infatti Dampir, che dà il titolo alla serie, in realtà nel folklore dell'est dell'Europa è un personaggio che fa proprio parte della letteratura, e in pratica è figlio sia di una donna umana e di un maestro della notte, un vampiro. E quindi da lì poi parte insomma la serie, con le storie, gli episodi che hanno come sfondo sicuramente la lotta contro i vampiri, i maestri della notte, ma poi comunque ci sono tanti elementi thriller di avventura, di horror, la lotta tra il bene e il male, insomma c'è un po' di tutto, ma è una serie anche con molte, che comunque si muove nei giorni d'oggi, quindi è realistica, molto realistica, ma tocca anche periodi storici diversissimi, insomma c'è tanta carne al fuoco. Allora, io mi chiamo Ciro D'Assando Sacco e dal 1997 sono il proprietario della Grotta di Merlino, che è un negozio di Brescia specializzato in giochi. Non videogiochi, non giocattoli, ma giochi. Giochi di carte, da tavolo, giochi di ruolo, dadi, accessori. Personalmente io ormai ho i miei annetti, per cui certamente i giochi che sono più vicini alla mia passione, alla mia adolescenza, sono stati i classici giochi di ruolo. Attualmente però gioco più frequentemente il gioco da tavolo. Sì, io tratto giochi da tavolo di tutti i tipi, da quelli più facili a quelli più per giocatori appassionati che non temono di passare quelle 4-5 ore, e non è una battuta, a giocare una sola partita o un solo gioco. Poi c'è anche chiaramente il discorso legato ai giochi di ruolo. Ormai, mi vuole dirlo, questo tipo di gioco è in ribasso, la realtà purtroppo è questa. Tuttavia io tengo un assortimento molto ampio, perché avendo anche un'attività online io ho clienti da tutta Italia, dall'estero, per cui posso permettermi di avere un assortimento molto ampio. Più che dedicarmi al fumetto, mi occupo di immagini singole, quindi dove c'è sì una narrazione, ma avviene tutta nell'arco di un'unica immagine. A parte pochissimi casi di fumetto in tempi molto remoti, da diversi anni a questa parte, parliamo dal 2006 fino ad oggi, mi dedico invece all'illustrazione, che può essere per giochi da tavolo, giochi di carte, videogiochi, copertine per dischi piuttosto che per romanzi, quindi tutto quell'ambito in cui servono immagini. Pensiamo ad esempio al fantasy, dove magari oltre alla copertina può servire anche una mappa, ecco, sì. Ultimamente mi sto specializzando anche in mappe fantasy e niente, quindi l'idea nasce dal dovere, in qualche modo. Il concetto di illustrazione cos'è? Quello di tradurre in immagini delle emozioni, che possono essere, che ne so, le atmosfere di un libro, quindi far capire a chi vede la copertina del libro di capire più o meno di cosa si tratti. Ecco, ad esempio nelle copertine dei romanzi, una cosa che tendo, se possibile, a evitare è quello di evitare di raffigurare il protagonista, perché mi piace di più dare un'atmosfera, in modo tale che poi sia poi il lettore a scoprire nello specifico i singoli personaggi, a immaginarseli, a dare loro un volto, perché alla fine la cosa bella della lettura è quella di poter creare mentalmente, a differenza di, non so, un film in cui di fatto viene data già una chiave di lettura, e questo quando lavoro in ambito editoriale. Poi faccio anche delle illustrazioni mie, spesso a carattere o sempre fantasy o storico, perché comunque mi piace molto anche
anche approfondire. Io per primo sono un appassionato di storia, quindi anche quando tratto tematiche fantastiche, fantasy, mi piace comunque sia che ci sia un fondo di realismo, quindi anche quando faccio delle armature, quando faccio delle armi, che siano sensate.